Prova sui 2040 metri per indigeni di 3 anni, di buona categoria. 8 al via, la prima fila al completo con Moran LB, Milano Key, Mediolanum, Martin Heidegger, Mireia, Madame di Poggio, Match Point Hans e Mission. Gioco orientato su Milano Key, 2,48 in chiusura di operazioni, Mediolanum il contro 2,95 e cavalli che si avviano al punto di stacco dell'autostart. La rottura prima dello stacco di Moran LB. Si avvantaggiano subito Milano Key e Mediolanum con all'esterno Madame di Poggio che ripiega la corda, o perlomeno cerca di farlo prima di subire il rientro da parte di Martin Heidegger. Milano Key è riuscito a respingere Mediolanum che si è accodato in seconda posizione, quindi Martin Heidegger alla corda con Madame di Poggio all'esterno, via via gli altri capeggiati dal numero 5 di Mireia. I primi 400 metri di corsa che vanno via sul 29 abbondante con ora l'attacco di Mediolanum su Milano Key. Mediolanum ottiene il via libera. E il nuovo leader ora conduce davanti a Milano Key, sempre dietro la pariglia formata da Martin Heidegger e Madame di Poggio, che se la sta facendo fuori dal primo metro. Cavalli che affrontano la dirittura per il passaggio davanti alle tribune, che li porterà al chilometro, sempre con Mediolanum al comando. Davanti a Mondiale Ok, quindi ora c'è l'avanzata di Madame di Poggio, perlomeno il tentativo. La schiena di Madame di Poggio è presa da Mission con il chilometro che va via su un 1,16 appena abbondante. Cavalli che affrontano la piegata di destra sempre con Mediolanum al comando, tallonato da vicino da Milano Key. Si mantiene all'esterno Madame di Poggio che offre ancora la schiena a Mission, quindi all'interno c'è Martin Heidegger pedinato a sua volta da Mireia. Si va ora addirittura di fronte quando mancano 650 metri al traguardo, sempre con l'avanzata ora del numero 8 di Mission che prova a portarsi sui due di testa, sempre Mediolanum davanti con Milano Key che segue la rottura di Mission e ora c'è anche Match Point Hans che prova a venire via all'esterno. Sempre Mediolanum al comando davanti a Milano Key, Match Point Hans che prova l'avanzata. Dietro c'è Mireia che si scopre in terza ruota, finisce con lo sbagliare, addirittura d'arrivo con Mediolanum che ha guadagnato 3 di margine sul resto della compagnia. Dalla corda prova anche Moran LB. Mediolanum che sta prenotando il successo facile. Mediolanum su Milano Key che si salva da Moran LB. Mediolanum, Alessandro Gocciadoro, portato a casa il successo in questo premio Riviera, ha rilevato il comando delle operazioni dopo 500 metri di corsa e da quel momento ha scandito parziali che lo hanno portato a scavare un buon margine, soprattutto negli ultimi 600 metri nei confronti del resto della compagnia. Milano Key ha corso di rimessa, è riuscito a conservare la seconda posizione, mentre per il terzo Moran LB, filtrato dalla corda, ha beffato il resto della compagnia. 3-2-1 l'ordine di arrivo della quinta di Tor di Valle, 2:34-1 il tempo sulla distanza, 1:15 e mezzo la media al chilometro.